Allora, dottor Di Matteo, l'infezione da SARS-CoV-2 desta preoccupazione soprattutto in pazienti anziani, in persone fragili, non soltanto persone che hanno qualche patologia respiratoria. Quelle reumatiche, le malattie reumatiche, i pazienti affetti da malattie reumatiche sono compresi in questa fascia di rischio? E se sì, il Ministero della Salute che indicazioni vi ha dato a voi specialisti nel prendervi in carico queste persone, questi pazienti? In maniera meritoria il Ministero della Sanità, nella persona del dottor Urbani, che è fra l'altro il direttore generale del Ministero e con il quale io in passato mi sono rapportato per far ottenere i LEA ai malati reumatici quando ero vicepresidente della Società Italiana di Reumatologia, ha stilato delle raccomandazioni per la gestione corretta, puntuale di malati affetti da criticità per patologie complesse o per terapie complesse. E ha costruito delle fasce di criticità che sono costituite da soggetti che hanno avuto trapianti d'organo. Abbiamo oppure, anche la diapositiva che possiamo far vedere. Trapianti d'organo oppure trapianti con cellule staminali, soggetti che hanno patologie da HIV neonatale o acquisita e soprattutto pazienti che hanno delle immunodeficienze primitive, le cosiddette disgammaglobulinemie comune variabili, in cui c'è un deficit iniziale congenito delle immunoglobuline, e ha messo al quarto posto la categoria di quei soggetti che per malattie autoimmuni sono sottoposti a trattamenti immunosoppressivi. La collocazione di questi pazienti in questo ambito di criticità particolare, riconosciuta dal Ministero, è sicuramente un dato di particolare significato sociosanitario e assistenziale, perché si prevedono dei percorsi privilegiati proprio per questa tipologia di malati, sia all'interno degli ospedali dove si raccomanda di costruire appunto dei percorsi assistenziali diagnostici dedicati, e sia per il personale che assiste questi pazienti.